ora parliamo di un protocollo per l'adozione più ampia possibile di un nuovo portale Job Talent, ideato per imprese e lavoratori. È stato firmato oggi a Pesaro in prefettura fra Confartigianato Imprese, Comuni, Scuole e Province di Ancona e Pesaro e Urbino. Lorenzo Luzzi si trova a Pesaro e ci racconta di che cosa si tratta. Due giorni in cui si è parlato di lavoro e del annoso tema dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il grande paradosso è che in un paese con una disoccupazione non a zero non si riescono a trovare lavoratori che abbiano alcune caratteristiche. Il problema che nasce, secondo Confartigianato, dalla assenza, intanto proprio, quindi un problema demografico, specialmente nell'entroterra, ma anche da scarse competenze. Chi le paga queste competenze ancora non si è capito. Allora vi facciamo sentire anche i giovani studenti all'ultimo anno cosa pensano dell'immagine che si è data di loro rispetto proprio al voler lavorare o no. E poi lì nello studio. Da febbraio ad aprile ci sarà un fabbisogno di circa 30.180 persone e nelle Marche il 50% delle imprese fatica a trovare questo personale. Ci rendiamo conto della situazione in cui viviamo. Abbiamo difficoltà proprio nel reperire le persone. Il nostro territorio è fatto di micro e piccole imprese che magari molte volte faticano a far conoscere il proprio fabbisogno occupazionale. Quindi uno strumento come questo mette in contatto le persone, coinvolgendo le scuole, le amministrazioni comunali e le micro e piccole imprese. L'impresa oggi avverte l'esigenza ancora più di ieri di disporre di personale che sia disponibile ad imparare e a lavorare e ad impegnarsi. Forse manca, abbiamo perso un po' la cultura del lavoro. Io e altri due miei amici, che usciamo insieme allo stesso gruppo, ci siamo trovati a lavorare tutte le sette insieme ed è stata una figata. Cioè, io fosse per me tornerei subito a lavoro, perché lavorare insieme ai tuoi amici, comunque lavorare bene, guadagnare qualcosa, essere più responsabili, più indipendenti è una cosa molto bella, capito? Cioè, ti fa sentire più grande, una persona più adulta e più matura.